Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sono qua da Dinamo Ciclo con Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao Pietro. E sono qua a ritirare questa Lombardo Chamonix 9.0 e la ritiro in questa bellissima officina artigianale autocostruita da un vecchio magazzino qua ad Affori, a nord di Milano. Voi siete i rivenditori ufficiali di Lombardo, che è il marchio che ha concepito questa e-mountain bike barra e-trekking. Ma adesso andiamo a scoprirla meglio. La Lombardo Chamonix 9.0 è una fronte elettrica grintosa, con un tocco elegante ma al tempo stesso capace di stupirvi grazie al motore centrale Bosch Performance da 250 watt. Quest'ultimo è dotato di una cover in alluminio che lo protegge da danni accidentali e ben 25 prese d'aria che gli assicurano un raffreddamento veloce. La componentistica scelta è un gruppo SRAM 34-1150 a 12 velocità e i freni a disco idraulici, sempre di SRAM, Guide T da 180 mm. Con questa bici disegnata in Sicilia potete andare veramente ovunque, anche su percorsi abbastanza tecnici, grazie ai cerchi da 29, le ruote Schwalbe con rinforzo della carcassa in Kevlar da 2 pollici 60 e la forcella RockShox ad aria con escursione da 120 mm e il controllo remoto per il blocco e lo sblocco durante l'utilizzo. Quelle della Chamonix 9.0 sono geometrie da cross country, ma con una struttura e una scelta di componenti che gli permette di essere utilizzata veramente ovunque con il massimo del comfort e della sicurezza nella guida. Ok, le caratteristiche tecniche, ma adesso vediamo di testarla per bene. Quale migliore occasione di un press tour che andrò a fare in Romagna di 3 giorni con salita al Monte Fumaiolo, salita al Barbotto e anche un po' di ciclabile su sterrato nella Val di Sabbio. Quindi adesso accendo il motore e ci vediamo tra qualche giorno. Ciao! Dentro. Grazie mille, perché senza queste non si può rimuovere la batteria. Quindi ci vediamo tra qualche giorno di nuovo. Ciao Riccardo. Ciao Pietro. ci sta. Si pedala bene questa Lombardo Chamonix. È partita la salita per il Fumaiolo. Turbo inserito e si va. È 16% qui, non male come salita. Questa Chamonix va veramente, che è un piacere questa salita. Tra l'altro io ho altri 2 livelli di assistenza, ma anche in tour quel rapporto un po' più agile inserito, neanche il rapporto più agile di tutti, ora che guardo bene, si va veramente che è un piacere. Fine giornata, primo giro insieme a questa Lombardo Chamonix portato a termine. Allora, ho finito il giro con una tacca, ho utilizzato per gran parte della giornata non la modalità turbo ma la modalità tour, quindi assistenza al secondo livello per il cieco e poi off. Si è comportata molto bene anche sulle salite che ci sono state. Vi lascio la traccia qua sotto in descrizione, sto facendo un tour qua nella Valle di Sabbio e ci sono delle pendenze abbastanza interessanti, però lei si è comportata benissimo. Ho avuto modo solo di giocare un po' utilizzando gli ammortizzatori, perché non abbiamo fatto percorsi sterrati o accidentati dove serviva avere un'ammortizzazione in modo particolare. Li ho tenuti per la maggior parte bloccati utilizzando il comando, quindi questo è il tasto di blocco e questo è il tasto di sblocco. Devo dire che in realtà non mi fa impazzire questo meccanismo. Ho provato in passato altri meccanismi tramite levetta, questo è molto macchinoso, è molto rigido il tasto sopra per bloccare la forcella, però comunque funzionano bene, non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. Avrei preferito un sistema a levetta magari un po' più facile e intuitivo da utilizzare quando bisogna premere un pulsante che è un po' piccolino, quindi magari se una mira precisa nel momento in cui serve. Bene, ma non benissimo. Cambio funziona perfettamente, il motore dà l'assistenza giusta quando serve e mi piace tra l'altro che non stacca in modo netto a 25 all'ora, ma ti accompagna con l'assistenza fino ai 25 e poi stacca in modo abbastanza graduale, non c'è un distacco netto, quindi funziona molto bene questo Bosch. Quindi per adesso promossa, ma domani si pedala ancora. Quindi adesso apro il vano qua sul telaio obliquo, prendo la batteria e la carico perché domani si pedala ancora e avevo modo di passare qualche altra oretta insieme. E si parte in salita. Vamos! Ok, blocco la forcella che siamo su asfalto, stiamo facendo percorsi in questi giorni prevalentemente su asfalto. Ma come spinge questa Lombardo?
sono in tour. Salitina, ma spinge. Ma che bel tornantino, guardalo qua. Eccolo che appena la salita si fa più dura, il motore e il contachilometri segna 25 all'ora, il motore ritorna a spingere, veramente molto preciso, ottima la gestione dell'assistenza del motore, della pedalata, quindi molto molto precisa. Comunque Bosch è una garanzia montata su una bicicletta elettrica. Colori bellissimi, posti bellissimi, scorci mozzafiato. Però si mette il turbo, raga, impressionante, impressionante. Spinge tanto tanto in salita. Adesso sono quasi al rapporto più alto, ma non sto facendo davvero sforzo. Motore Bosch sembra una garanzia. Ottima scelta poi questa Chamonix. Si va alla grande e ci si diverte. Ah beh, tornantino con una bella pendenza. Guarda come spinge, guarda come spinge. Barbotto? Comunque raga, è vero che è brutto da vedere, però la mia bici è l'unica sul cavalletto, tutte le altre sono appoggiate, a volte non è sempre facile appoggiare le biciclette, quindi molto molto utile. Questo cavalletto è anche molto solido, ovviamente si può rimuovere facilmente. Devo dire che però come accessorio molto molto comodo, utile specialmente in queste situazioni dove pedaliamo, ci fermiamo, tocca spesso appoggiare le bici appunto un po' dove capita, quindi lei invece se ne sta in piedi per conto suo. Dunque non è leggerissima questa Lombardo Chamonix, però trasportare si può trasportare anche sui sassoni, quindi dove l'equilibrio un po' vacilla, però si può fare, si può fare. Bene, rieccomi da Dinamo Ciclo, purtroppo devo dopo questa 3 giorni in Romagna riconsegnare questa Chamonix 9.0 di Lombardo. Tra l'altro potete notare come l'ho utilizzata perché è ancora bella impolverata. Ma quindi dopo averla testata a fondo, che cosa ne penso di lei? Allora andiamo con ordine. Innanzitutto parliamo di una bicicletta equilibrata, pensata sia per essere comoda ma al tempo stesso anche in grado di portarvi su percorsi un po' più accidentati e un pelo più tecnici, se vogliamo. Una doppia anima che ben si sposa con chi vuole una bicicletta prima di tutto affidabile e soprattutto comoda, perché lei non ha delle geometrie molto spinte, molto da mountain bike aggressiva, ma se guardate bene ha un profilo più da bicicletta trekking che vi fa stare ben posizionati sulla sella con le braccia molto aperte, che vi fanno quindi ammortizzare bene tutti gli urti del terreno e che quindi nel complesso vi fanno restare più comodi in sella durante la pedalata. Molto sicura in discesa con i suoi freni a disco idraulici da 180 SRAM Guide T, che per me sono un po' scattosi, non mi sono piaciuti tantissimo e in generale richiedono molta manutenzione, ma quella è una mia avversione per tutti i freni idraulici di SRAM. C'è anche da dire che mi è stata consegnata proprio uscita dal negozio, nuova nella scatola, quindi magari le pastiglie, visto che erano nuovissime, andavano ancora un po' rodate. Ottima scelta invece quella di SRAM, a mio modestissimo parere, rispetto ai freni, è quella sul cambio. Questo SRAM SX Eagle 34-1150 è veramente ottimo, fa un lavoro eccellente, funziona bene, sicuro e comodo da usare. Motore centrale Bosch Performance CX da 250 watt, che ve lo sto a dire, insomma Bosch è una garanzia, funziona benissimo, abbinato con il suo tastierino che trovo molto semplice, comodo e intuitivo. In caso di necessità, qualora compaia un'improvvisa salita o una rampa difficile da affrontare, beh, lui è pronto a erogare tutta la potenza della batteria da 650 wattora posizionata qua nel telaio obliquo, che si rimuove molto facilmente, che come avete visto dal test sul campo mi ha portato a fine giornata, dopo aver fatto anche tanti chilometri e tanto dislivello, senza nessun problema o patemi d'animo. Quindi in generale, visto che lei vi deve far viaggiare, vi deve portare anche a superare tanti dislivelli, accoppiata a cambio con motore e batteria Bosch, 100% promosse. Mi è piaciuto anche il fatto che con un manubrio abbastanza largo la bici sia estremamente maneggevole, quindi anche in caso di curve molto strette, magari anche in salita, su qualche tornante un po' infido, la bici si guida veramente molto molto bene.
Ottimi anche i copertoni Schwalbe da 29 pollici che vi possono portare facilmente sia su sterrato che su gravel anche abbastanza spinti, che uniti alla forca RockShox da 120 mm di escursione vi permettono di andare veramente ovunque. E lei funziona molto molto bene. L'unica cosa di questa forcella che non mi convince, mi fa un po' storcere il naso ed è veramente l'unica pecca e l'unica cosa che non mi piace di questa bici è il suo comando per azionare e sbloccare la forcella, che sarà che io sono abituato bene sul blocco e sblocco che ho sulla mia GT a casa, però lo trovo veramente molto duro e molto difficile da premere, soprattutto quando ho necessità di magari sbloccare la forcella, devo premere un pulsantino che è piccolino, messo in questa posizione è anche facile da raggiungere col pollice, ma se io magari ho i guanti, magari spessi perché sto pedalando in inverno come è successo a noi, lo trovo un pochino difficile da premere. Poi invece per bloccare la forcella è proprio duro il meccanismo, magari è perché, come ho detto all'inizio, era nuova, però insomma per me è un po'. Questa però è l'unica nota negativa che ho trovato su questa Lombardo Chamonix 9.0, che è divertente da guidare ma anche sicura e confortevole. Ad un prezzo di listino di 3.699 euro, penso che sia un buon compromesso tra rapporto qualità e prezzo, per me ideale per chi vuole fare percorsi mediamente impegnativi su sterrato ma che non vuole una mountain bike elettrica troppo aggressiva, perché magari non andrà mai a fare chissà che trail o che tracciato, e quindi ok anche per chi vuole una e-trekking un po' più spinta rispetto a tutte le altre che ci sono sul mercato, per avventurarsi ancora più fuori porta e magari viaggiare anche lontano, perché lei ha la predisposizione per il portapacchi posteriore. Una e-bike che mi è piaciuta, ecco, la vedo bene anche per un centro noleggio che cerca una e-bike per costruire magari la propria flotta e vuole un mezzo pratico, semplice da utilizzare, anche tra l'altro da mantenere, perché ricordiamoci che Lombardo ha un sacco di rivenditori e distributori autorizzati in Italia, per esempio Dinamo Ciclo, dove sono qua a Milano, è un rivenditore autorizzato, quindi magari il prezzo che alcuni può far storcere il naso, ricordatevi che vi garantisce anche in caso di qualsiasi problema di avere un centro dove potete affidarvi per la riparazione del mezzo. Quindi rispetto ad altri marchi che ci sono sul mercato che si affidano a magari distributori oppure hanno i magazzini all'estero, magari in paesi lontani, magari anche in Asia, diciamo che un marchio italiano come questo vi dà più affidabilità in caso di qualsiasi problema. Comunque questa cosa è per dire anche che nel caso vogliate scegliere questa bicicletta avete un mezzo pratico, affidabile e sicuro da utilizzare per andare veramente ovunque, ovviamente senza esagerare, ma con questa volendo, perché no, si può anche viaggiare. Bene, siamo arrivati alla fine del video, io ringrazio Lombardo e Dinamo Ciclo per avermi dato questa bicicletta in test, mi sono divertito tantissimo, ma comunque se cercate più informazioni e caratteristiche tecniche le trovate al link che vi lascio qua sotto in descrizione. E niente raga, mi spiace un po' separarmene perché io mi sono divertito parecchio ad utilizzarla, veramente un mezzo divertente, quindi non posso che consigliarvela. Ragazzi, io vi saluto, in descrizione trovate anche tutti i miei bellissimi social e faccio anche un ringraziamento a tutti i Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi e link in descrizione se volete sostenere attivamente il canale. Ci vediamo sempre qui al prossimo video, buona pedalata a tutti, ciao!